alle 7 della sera chiude la Basilica. A quel punto che succede? A quel punto ci organizziamo per poter prendere posto all'interno delle navate, come le ho detto, aspettiamo chi con molto gran cuore, con molto dispendio di energie e di denaro ci porta qualcosa da mangiare da fuori, altre occupazioni, altre persone che si dedicano a questo tipo di cose. Dopodiché la nostra giornata si svolge ad aver mangiato, che dormiamo e alle 5:30 ci alziamo, in maniera di poter far sì che la mattina alle 7, quando apre la chiesa, tutto, ma veramente tutto, è realmente a posto e non c'è niente che possa far dire guarda come hanno lasciato questo posto. Dai nostri figli come si lotta senza violenza, senza togliere niente a nessuno, con la diplomazia, con l'amore della famiglia, che queste strutture che stanno alle spalle mie ci dovrebbero garantire a prescindere da quello che vale, ma c'è scritto proprio nelle scritture. Mi sembra che c'è un passo che reciti come: non osi l'uomo dividere quello che Dio ha unito, e la famiglia per noi è sacra, ce l'ha data a Dio. Che fate però? Continuate a stare qua? Noi continueremo, penso, ancora un po' ad essere ospiti, perché noi, come lei è stata provocatoria con quella domanda, adesso vogliamo vedere che fine facciamo, perché noi, uscendo da questo cancello, facciamo come la prima notte di sgombero. Magari andiamo a Piazza Vittorio, che sta più vicina, perché cambiamo prato, però siamo ospiti di Roma, della capitale.